Personalmente sono andato dal procuratore Izzo a consegnare nelle sue mani la denuncia querela. Dobbiamo È uno difenderci dai sversamento disastri degli illecito di ecocriminali. La materiale mia è una battaglia putrido, aperta contro gli nerastro, sversamenti abusivi. dall'odore Non usa mezze acre, misure il che sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, anche periodicamente alla si luce di quelle che lui manifesta nel considera Rio Fucino. strumentalizzazioni politiche che non aiutano a risolvere l'emergenza venutasi a creare in questi giorni nel corso d'acqua di Rio Foce. Oltre a ricordare le denunce alla Procura della Repubblica, lancia messaggi forti e chiari ai cittadini e chiede la loro collaborazione a segnalare alle autorità competenti gli scarichi illeciti e tutte le situazioni di cui sono a conoscenza. Per contrastare il fenomeno degli ecocriminali è necessaria la collaborazione di tutti. Dal canto suo ha consegnato nelle mani del procuratore di Nocera Inferiore Gianfranco Izzo una denuncia querela per i reati di inquinamento e disastro ambientale. Io personalmente mi sono portato presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, personalmente sono andato dal procuratore Izzo a consegnare nelle sue mani la denuncia querela. È uno sversamento illecito di materiale putrido, nerastro, dall'odore acre, che periodicamente si manifesta nel Rio Foce. Dico periodicamente perché i primi avvenimenti si sono avuti in aprile, però sono durati poche ore. E già in quell'occasione ho allertato la polizia provinciale, ho allertato i vigili urbani. Cioè ogni volta che si è verificata una manifestazione di inquinamento ambientale, l'amministrazione comunale non è stata con le mani ferme. Abbiamo denunciato sempre, in continuazione. Ora la situazione è certamente, non è più un fenomeno sporadico, ma dal 24-25 settembre in poi ci sono stati 4 giorni in cui da questo canale, da Canale Conte, Canal del Conte, si riversa questo materiale, questo liquame inquinante. Nella denuncia alla Procura della Repubblica, io ho dato come cittadino e come sindaco alcuni indizi, il procuratore ha fatto tesoro di queste informazioni, le indagini sono in corso. Preme a me soprattutto come cittadino, come medico, come sindaco e come presidente della provincia far sì che al più presto queste persone vengano assegnate alla giustizia. Parlare di terra dei fuochi senza nulla togliere ai nostri concittadini di quelle zone. Va bene, io credo che noi facciamo un pessimo investimento, soprattutto per tutti i cittadini della Valle del Sarno, perché il problema non riguarda esclusivamente la città di Sarno, ma riguarda poi l'intera Valle del Sarno. Io ci tengo a dire che il Sarno non è tra i fiumi più inquinati d'Europa, questa è una favola gigantesca. Cioè ci sono fiumi in Europa che sono molto ma molto più inquinati del fiume Sarno. Io quello che sapevo o quello che intuivo l'ho dichiarato al Procuratore della Repubblica. Ora se ci sono cittadini, e in questo bisogna, perciò io dico, bisogna essere compatti, se ci sono cittadini che conoscono, si recano in Procura della Repubblica e fanno una deposizione al Procuratore. Ecco, lei l'appello che lancia a rimanere uniti su questo Ma fronte? credo proprio di sì, cioè l'appello è a rimanere uniti, a denunciare i fatti e i misfatti, ma soprattutto a non strumentalizzare gli accadimenti sulla pelle delle mamme e dei bambini.